Una porta che si apre per una vita che resta in prigione. La figlia e il marito di Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte per blasfemia in Pakistan, incontrano il nunzio apostolico in Francia, Monsignor Luigi Ventura. Un rosario benedetto è il dono del Papa che Monsignor Ventura consegna ai familiari giunti in questi giorni in Francia, ribadendo la vicinanza e la preghiera di Benedetto XVI, che già a novembre aveva pubblicamente espresso la sua preoccupazione per la situazione dei cristiani in Pakistan. Dal Papa arriva dunque un nuovo messaggio, con l'auspicio che la donna torni presto in libertà. Mentre dal cuore dell'Europa in tanti hanno preso parte alla campagna internazionale promossa fra gli altri anche da TV 2000 per non dimenticare il destino della donna che dal Pakistan è diventata l'ennesimo simbolo di una libertà religiosa continuamente soffocata in tutto il mondo. La nostra fede è sempre stata molto forte e ne esce rafforzata dalla solidarietà che ha ricevuto da così tante persone, cattolici e cristiani, sottolinea alle telecamere il marito Ashik Bibi, che dice pregate per noi, così come una delle figlie di Asia Bibi. Siamo stati incoraggiati da tanto sostegno, quello che vi chiediamo è di non dimenticarci.